Nuovo stile Italia, addio catenaccio e contropiede. Dunque la squadra di Prandelli si è meritata sul campo il rispetto degli avversari, cambiando l'idea di base della nostra storia calcistica fondata sul primato della difesa. Se per l'estetica del contropiede quelle di Berzotto e Lippi rappresentano un modello forse impareggiabile e se per la perfezione dei meccanismi tattici quella di Sacchi rimane il prototipo, ebbene questa nazionale si prefigge l'obiettivo ambizioso della sintesi, si adatta insomma alle varie fasi della partita. Contro l'Inghilterra oltre il 93% di tocchi andati a segno, insomma il tiki-taka non è morto, ha cambiato passaporto e si è rifugiato in Italia. Questo il parere di Zeman, che esprime la sua valutazione sul centrocampo azzurro e naturalmente su Marco Verratti, esploso proprio sotto la gestione del tecnico boemo. 4-5-1 di fatto. Vabbè, anche 3-6-1 perché Darmian faceva più centrocampista che difensore, quindi a centrocampo numericamente l'Italia erano in tanti, hanno gestito possesso di palla per tanti momenti, quindi era importante avere controllo della partita, l'hanno fatto e penso che è stato grande vantaggio. Il primo tempo per me è controllata bene, giocata sul possesso, anche perché penso che condizioni ambientali non erano proprio da grande ritmo, grande corsa. Se all'Italia per passare metà campo servono 40 passaggi, è controllo. Verratti è regista, come Pirlo è regista, poi si scambiavano, poi avevano dietro ancora De Rossi che pure impostava. Era regista da dietro e quindi con tre registi così viene meglio il controllo della partita. Magari Verratti per me ha perso una palla perché è difficile levargliela, però le giocate importanti è difficile farle perché davanti ci sono poche opportunità. E poi la prestazione di Balotelli e quella part-time di Ciro Immobile, entrambi, secondo Zeman, non possono coesistere. Io penso Balotelli con Immobile non si troverebbero, del resto anche l'anno scorso ha giocato Immobile a Genova con Boriello e penso che in due non si sono mai capiti e non sono riusciti a giocare insieme. Per me Balotelli può fare centravanti da solo, come Immobile può fare centravanti e dovrebbe essere solo. Immobile stava lì per contropiede, ha avuto una possibilità che poi hanno recuperato, un'altra che sembrava che non era fuori gioco ma ce l'hanno fermato, ma lui ci ha provato, ma penso che solo due occasioni di poter fare male all'avversario sono poche. E ancora la favorita di questo mondiale e la possibile sorpresa. Per me è Germania. Quella che può essere la sorpresa. Se sorpresa, per me sorprese sono tutti quelli che partecipano oltre a Germania. Infine, Italia tra le prime quattro? Io ci spero ma non ci credo.